Ma perché prima di cominciare il video non ci facciamo qualche slottata? Ne ho solo tre purtroppo oggi da fare. Però io direi di fare queste qui con le monete speciali, che sono piuttosto carine. Abbiamo fatto con le monete di gioco del 3DS, con le monete normali. Facciamo le monete un po' speciali. Beh. La moneta felice. Attenzione! Bene, 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 Comparsol! Yeah, la metto in squadra perché non ne ho mai usato uno. Quindi la metto in squadra, lo alleno subito. Facciamo la terza e ultima purtroppo per oggi. Andiamo, vediamo un po' che capita. Un altro yokai. Oh, cavoli, è nera! È nera! Gelo coda! E se, vabbè, con quale voce? Il problema è che è debole. Magari sì, nel prossimo episodio ci prendiamo Parsol, Comparsol in squadra al posto di Pulishogun, credo. E faccio anche la fusione tra Bovindovino, dov'è? Eccolo qua, e l'acqua eterea. Perché l'ho trovata. Voi non l'avete visto nel video, ma io perché l'ho trovata proprio nel video. Vediamo un po' che esce fuori. Bello, toro veggente. Comunque direi di iniziare col video vero e proprio. Let's go. E cominciamo questo nuovo capitolo di Yokai Watch. Ottavo capitolo, la gran battaglia Yokai. Oh, questo è davvero un bel capitolo. E qui possono uscirci dei memini particolari. Però, ci sarà qualche modo per saltare le scene più discutibili? Noi intanto ce la stavamo spassando con i nostri amici. Guarda quanto siamo veloci a salutare. Allora che facciamo? Ce ne andiamo a casa, ma ci andiamo a vedere vicino a Armiaunia in TV, ma no, c'è Trispecchio e c'è anche Overnian. Ambasciatore non porta pena. Ok, dove dobbiamo andare? Sta per iniziare una grande battaglia, la guerra Yokai. Perché ci deve essere sempre una grande battaglia in ogni videogioco? Voglio dire, sfida i boss, arriva all'ultimo e l'ultimo è una grande battaglia, no? Prima. Prima. Non va bene. Ma già qua ci hanno fregato il posto, oh. Allora, il signor Vitaliano avrebbe già la quest per il rango A. Direi che facciamo prima il rango A subito, dai. Signor Vitaliano, abbiamo fatto, quindi ora abbiamo il rango A e siamo a posto per tutto il resto del gioco. Eccoci, Overnian, che cosa succede? C'è una grande guerra, hai detto. Siete arrivati, vi stavo aspettando. Quindi cos'è questa grande battaglia? Spiritossi contro Polpanime, probabilmente, eh? Spiritossi e Polpanime litigano, certo. È normale, stanno in guerra. Curaling e Leccatino sono innamorati a quanto pare, però lui deve andare in guerra. Il suo signore l'ha chiamato. Leccatino? Zitto, zitto, cacchio, cacchio, è forte. Sapete? È davvero forte come Yokai, non si scherza con lui. Ah sì, comunque Yokai Watch 2, non in altri giochi. Ci sono due Yokai qui, sono agitato. Potrei andarmene, vattene, l'ha chiamato. Si scherza, ovviamente. È passato di tempo, Arachnus, sempre con quel ridicolo broncio. La Gabatrax, sempre banale, vedo. Non che mi aspettassi niente di straordinario da un generale Polpanime. Se le dicono di tutti i colori, eh. Sei bravo solo a parlare, un generale degli Spiritossi non può fare altro. Eccoci al dunque, finalmente chiudiamo la faccenda nata secoli fa. Non avrei scelto modo migliore. Ribalterò quel broncio, letteralmente, quindi lo farei sorridere. Ma lo sai che quando il tuo avversario si mette a ridere è finita? Cioè, te lo dico per te, potresti perdere la battaglia. Ok, non è cominciata ancora, quindi possiamo fermarla prima che inizi. Qui abbiamo anche Vapornella che dice che l'abbiamo aiutata. Da che parte sto? A me piace molto Arachnia, quindi penso che mi metterò con gli Spiritossi. Certo, Vapornella, perché anche tu sei Spiritossi, giusto? Cavolo, devo scegliere Polpanime allora. Non che abbia qualcosa contro Vapornella, ma dobbiamo fare i ragazzacci noi. Quindi ci porti dal tuo generale, ok? Facci incontrare il grande uomo. Dov'è? Il pezzo da 90. Buongiorno generale, io mi chiamo Lonk, vengo dal mondo degli uomini. Ma se un umano mettesse piede qui durante la grande battaglia, cosa vedrebbe? Che poi qui effettivamente hanno costruito qualcosa, ma non si è mai capito bene quello che è diventato sto posto. Ah, sembra che la battaglia sia iniziata. Vai, Vedenotto! Vai a prendere il comando dell'armata fino a che non arrivo io, perché lui sta conferendo con noi, quindi dobbiamo.
c'è un attimino di tempo da perdere. Che poi il generale è sempre l'ultimo a scendere in guerra. Farò il possibile per aiutare, quindi devo sconfiggere i nemici a destra e a manca, tirare qualche ceffone? Non c'è problema, lo faccio molto volentieri. E tu chi sei? Distruggere lo specchio guardiano, abbattere base spiritosi. Ah, quindi sei contro di noi, ok, allora ti facciamo fuori in un attimo. Ma vai a casa, puzzetto, quanta vita c'hai? Abbastanza, ce n'ha abbastanza. E ok, e una è fatta, dobbiamo tornare a... Quindi è finita così. Cioè, uno grosso come quello, che poi era puzzetto ma comunque è grosso nello sprite overworld, nessuno l'ha visto. Ma dovesse da fare che fate un po' schifo come spiritossi voi, eh? No, chiedo, tu sei bravo come velenotto, però gli altri mi sembrano un po' ciechi. Allora, signor Arachnio, abbiamo salvato... Arachnus poi, non è Arachnia. Perché ho chiamato Arachnia prima? Comunque, Arachnia è quell'altro yokai. Devo parlare con Vapornello, ok, quindi continuiamo a fare da cavallino, va bene. Dobbiamo impadronirci del territorio conquistando rocce come questa, che bello. Andiamo, conquistiamo le rocce. Oh cavoli, sono tre Eternia e sono pericolose, eh. Bisogna stare attenti, tre Eternia non sono da sottovalutare. Dai squamato, fammi vedere che sai fare. Vai. Yo, Jekato. Pam 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 pam. Ok. T'a posto, peso armato? Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, Rinofante, fatti da parte. Non è per te questa roccia, è mia, solo... Io non ci posso credere. Rinofante era il nemico, ma Scarafante stava proteggendo la roccia ed è diventato Scarafante il nemico. Wow. È tradimento, allora. Comunque, giriamo. Gira la ruota. Gira la ruota e da casa puoi giocare anche tu. Devi capire che quando facciamo uno di danno noi all'avversario non va bene. Quando lui lo fa a noi, allora sì, ma quando facciamo noi a lui no. A meno che non ho capito male io ed era Scarafante il nemico. Devo riscattare queste monete yokai, lo farò oggi. Però voi l'avete visto a inizio episodio. Allora, Castellius primo, fatti da parte, va. C'è Sergente Quadro, no! Mannaggia a me, che palpebrine. Oh, ma cioè, insomma, non è tanto meglio questo, ma... Simulatore, ci accontentiamo, dai. Dobbiamo per forza accontentarci, non possiamo fare altrimenti. Purifichiamo, facciamo un po' di punti extra. Oclè. Andati, yeah! Ma quanto siamo bravi, ragazzi! Ma quanto siamo bravi! Ah, questo è forte, Fiero Gambro. Questo è un fritto misto. Mi piace. Dracunian! Possiamo farci l'amico Dracunian? No. Ma perché non possiamo farci amici di yokai più belli? Devi spiegarmi sta cosa, level 5. Non è che la spiegano tanto bene loro, eh. Vai, sconfiggi Dracunian! Perché parla così Dracunian? All'ultimo proprio, però vabbè dai, tanto si sta difendendo, è giusto così. E anche questa è conquistata. Ragazzi, oggi stiamo facendo un plan. Quindi ora la base delle polpanime è conquistata, giusto? Sì. Ma c'è Equilanciere qui. Grande Gigawatt. E abbiamo corpo? Mensana, corpo resano, ma qua la mente manca, quindi... Il corpo non è sano, è decapitato. Oh, perfetto, abbiamo fatto tutte quante le basi. Andiamo a occuparci del generale, allora. Mi scuserete, ma mi ricarico prima, signor generale delle polpanime. Niente, c'è una barriera, non mi fa andare. Quindi... Ah, devo combattere prima di sfiamma. L'avevo visto lì che si aggirava, circospetto, ma... Ah, Cicabile è uno yokai bellissimo. Peccato che il suo Energimax sia totalmente idiota. Perché fa diventare più veloci. Sì, ma perché prima attacca quando è Arcicalama allora? Cioè, subisce un debuff, non un miglioramento. Andato però, dai. Abbatti la barriera sulla collina. Oh, senti un po', che dovete fare voi qua? Chi è? Il mitico velenotto! Mamma mia, che Chad, ma guarda, ma che Chad. Senti, tanto che ci sei, perché non ci dai una mano pure con quello là? Sono le 8 e il mio lavoro è finito. Che poi lui si può prendere solo in spiritossi, non si può prendere su psicospettri, anche se sceglie di stare con gli spiritossi.
il che è una grande fregatura. Comparsol! Ah, beh, perché c'è il sole. C'è il parasole. Ah, beh, so che il resta a te è uno yokai molto richiesto. È difficile da prendere e serve per un sigillo di Ghirigador. Qua non lo so se serve lo stesso Restat per prendere Ghirigador, ma io avrei messo casuali, non so quante altre cose mi ha fregato quando ho rimesso la... quando ho tolto la mod la prima volta, perché la prima volta mi ha rimesso le mosse normali dell'Energimax. Quindi potrebbe anche avermi rimesso gli yokai che servono per i leggendari, ma non lo sapremo mai perché non mi interesserà farli. Ora che bisogna fare? Qualcuno sa come si spegne. Ci pensavo, Bernian. Barriera, sparisci! Col ventaglio. E poi la prendi a colpi tutto lì? È un po'... non conosci il rispetto? No. Perché funziona. Ehi, fin tanto che funziona. Vieni, squadra! Ok. Uffa. Bene, ora la barriera non c'è più. Salve, Ragabatrax, generale delle polpanime. Devi essere forte per arrivare fino a me, Ragabatrax delle polpanime. Di poche parole. Oh, cavoli. Sarà un po' tosta, però ce la facciamo, dai. Zio Infinio? Era lui? No, Babbo Saetta, vabbè. Comunque un bello yokai. Babbo Saetta... Posso incavolarmi, per favore? Posso, per favore, ve ne prego. Ne ho bisogno. È andato lui, ok. Becca qualcuno. Ma tutti e due, bravo. Certo, però Ragabatrax ci prende sempre danni più grossi, Poverino. Davvero un poverino. Beh, sicuramente litigano per vie di pensiero molto differenti. Dunque, qual è questo problema? Prima della divisione Spiritossi e Polpanime, Arachnus e io volevamo fare un dono a Emma il Grande da parte di tutti noi. L'unico dono degno di un re erano brioche. Ma brioche... che significa... cioè, è una metafora per dire cosa? Arachnus insisteva con brioche alla crema. Probabilmente le brioche alla crema rappresentano un dono di ricchezza, denaro e cose così. Invece le brioche alla panna sono l'unica scelta giusta. Le brioche alla panna rappresentano doni non materiali, ma doni che può portare un giorno nell'aldilà, quando non sarà più il re degli inferi e quindi diventerà etereo, spirituale. Probabilmente questa è la metafora. E vennero coinvolti un sacco di yokai. Dunque i polpanime divennero favorevoli alla panna, gli spiritossi alla crema. E cominciò il dibattito sulla farcitura migliore per le brioche. Ma era ovvio, facevo un po' di roleplay, no? Perché sai, magari la brioche vuole rappresentare un qualcosa simbolico, invece no, questi per davvero si lamentano per delle brioche. Va bene che è un gioco per bambini, però no, neanche tanto. Voglio vederceli un bambino di 5 anni a leggere, prima cosa, e seconda a sfidare Terrorizen su Yokai Watch 3. Infatti è per da 7 anni in più quel gioco, comunque. Abbiamo trovato l'accordo, allora. Ho scoperto chi ha orchestrato questa battaglia. Il vero volto del male. Ecco il male smascherato! No, leccatino! Oh, ui, ui. Erano yokai spettrale. E anche gli altri. Oh cielo, ma anche Risfiamma. Perché anche Risfiamma? Ma tutti questi spettrali erano qui con noi? Lo scopo degli spettrali è mettere zizzania. E ci sono riusciti. Ecco qua le gemelle Kessler. Maledette! Possiamo rinascere quante volte vogliamo col potere del capo. Ah, quindi il capo è il vero male. Non perdonerò mai chi mi intralcia. Dan dan dan, e chiamo questa. È la sola. È l'unica. Dekadama! Sono la manager. No, il supervisore. Sì, vabbè, direttore. E finisce. Cioè, vi rendete conto quanto è stupida questa cosa?
quella arriva. Io sono Dekadama, faccio il bello e il cattivo tempo e tu mi starai a sentire. Dan dan dan. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io ancora non so cosa è uscito dalla Slot Kai, ma voi l'avrete sicuramente visto, perché ora vado avanti, registro un altro po' e quindi insomma tutto quanto un montaggio poi particolare faccio. Comunque sia, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao.